L'ombra delle ecomafie sulla Sardegna. È un'affermazione molto dura, importante, certo, ma sentite cosa da raccontarci un'archeologa, anzi, cosa ha raccontato circa 6 anni fa alla televisione sarda. Io vorrei ricordare che abbiamo firmato il PPR nella versione definitiva, allora, che attende di essere esteso ancora e che tutti i sardi ormai hanno metabolizzato. Non è un caso che adesso tutti quanti fondano dei comitati per difendere i loro territori dalle ecomafie, delle rinnovabili. Io mi permetto di dire, visto che non sono città, che ci sono decine di comitati, ma non sarebbe più semplice stendere il PPR e questa giunta come la giunta precedente, abbiamo perso 15 anni. In questo momento avremmo messo in una sicurezza costituzionale tutto il territorio, perché le coste, più o meno sono tutelate. Nei paesi sì, perché ci sono i beni identitari vicino ai quali niente si può fare, ma come fai a tutelare a norma, come, vincolando archeologicamente, come dire, dei territori dove c'è un'intensità archeologica a centimetro quadro, a chilometro zero? Allora l'unica cosa era estendere il PPR con una norma costituzionale, perché il PPR è la Costituzione, cioè l'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Il Presidente, la prima cosa che deve fare è esattamente quella di fare una legge. Loro la stanno creando. Intanto, se lei circola nei nostri territori, ovunque vede pale, sia quelle vecchie, abbiamo ormai un'archeologia eolica, e nessuno pensa come queste saranno poi eliminate, questa specie di cosa. Pensa al Monte Arci,